lacrime agli occhi, un altro sogno è il caldo. È acqua. Ah, è acqua, non sono lacrime. Non sono Trevisan, abbiamo detto a Lucarelli, la società ha costruito una fuoriserie, però voi l'avete messa in mano ad un esperto pilota che l'ha fatta arrivare al traguardo. Assolutamente così, diciamo che è stato un campionato durissimo per la formula che c'è stata, i ragazzi sono stati bravissimi, il mister chiaramente insieme al direttore sportivo, al presidente e a tutti quanti hanno fatto quanto di meglio si poteva fare e oggi diciamo è la controprova, anche perché insomma avere 3 rigori contro in 2 partite e non subire neanche un gol, credo che meglio di così non poteva andare. È un po' un ritorno al futuro, no? Perché riconquistate una categoria importante che vi proietta immediatamente a una programmazione immediata. Sì, il campionato finisce quest'anno in ritardo, però direi che alla fine è come se fossimo tornati al punto di partenza, perché abbiamo giocato un campionato in 2 anni e siamo tornati al punto di partenza, quindi questa è una grande festa per noi, per la città, per tutto il lavoro che è stato fatto e credo che sia, come dire, ancora più bello, perché probabilmente non godevamo dei favori del pronostico e quindi nessuno si aspettava che avremmo vinto sto campionato e quindi ci godiamo da outsider una grande vittoria finale che è stata concretizzata battendo a casa loro sia l'Aquila e l'Avezzano. Io credo che è un campionato che rimarrà veramente nella memoria al di là della categoria, perché vince lo stesso anno a Lanciano l'Aquila e l'Avezzano e battere l'Aquila a casa loro credo che sia una soddisfazione che difficilmente insomma si possono ripetere, quindi ci godiamo questo. Maglietta celebrativa, sotto. Ci sono dei nomi ovviamente, ma la dedica più importante a chi va a Treviso? Ma guarda, la dedica più importante va alla mia famiglia che comunque mi sopporta e soffre con me. La domenica non mangia mai con lei. Sì, perché... No, noi mangiamo insieme, però diciamo che fondamentalmente mio figlio e mia moglie mi seguono in tutte le partite, quindi la dedica principale va a loro. Poi è chiaro, il ringraziamento va al presidente, il direttore, il mister, a tutti quanti, a tutto lo staff. La promessa che può fare alla piazza di Chieti qual è? È che lavoreremo bene per il prossimo anno, questa è la promessa che voglio fare, e che comunque come abbiamo lavorato bene quest'anno, ripeto, quando nessuno si aspettava che questo risultato alla fine, anche l'anno prossimo ci comporteremo nella stessa maniera e cercheremo di ripartire da dove credo sia giusto partire una città come Chieti. Quando ha capito che la Serie D era un sogno realizzabile, Treviso? Allora, io l'ho capito oggi, perché sinceramente nel calcio non puoi mai dare nulla per scontato, l'ho capito oggi e comunque vabbè, diciamo che la squadra fosse forte l'ho sicuramente capito nelle prime 3 partite, credo che la svolta ci sia stata nella partita col Delfino, però sono sincero, ho capito che noi potevamo raggiungere l'obiettivo quando abbiamo battuto l'Aquila a casa loro, credo che questa è una vittoria di grandissima soddisfazione, perché poi in realtà l'Aquila ha fatto il massimo per vincere la partita e ha perso, e allora lì abbiamo capito che avevamo vinto il campionato.